Questo video è offerto da... Ci ha fatto una partita brillante, come è capace di sviluppare sempre, perché ha un ottimo gioco e interpreti di molto largo. Quindi comunque siamo stati sempre sotto pressione. Guarda il gol del pareggio, non ci siamo abbattuti, anche il secondo tempo l'abbiamo fatto bene, poi sono stati i capovolgimenti di fronte, è stata una bella partita, ha vinto chi è riuscito a magari innanzitutto a far gol e poi forse a mettere quel piedino in più che alla fine con la questione di centimetri che ha fatto la differenza. Ecco, dal punto di vista personale, una parata importantissima per evitare il quinto pareggio. Sì, dal punto di vista personale passa sempre in secondo piano, 5 settimane per una squadra come la nostra senza vincere, con un inizio di stagione così, erano fastidiose perché nelle 4 precedenti occasioni, soprattutto nei due in casa, avevamo legittimato il risultato e dovevamo essere forse solo più cinici per portare a casa i 3 punti. Però adesso torniamo alla vittoria contro la Fiorentina, che rimane a una distanza considerevole. Siamo lì che mettiamo il fiato sul collo alla Juve, come dall'altra parte loro hanno fatto quando siamo stati in testa per 12 partite. E cerchiamo adesso di concentrarci fondamentalmente per chiudere l'anno con 2 partite, 2 prestazioni importanti che speriamo possano portarci 6 punti. Grazie mille.